Spiegazione teologica del Catechismo di San Pio X di Padre Carlo Tommaso Dragone. Parte prima. Capo quinto. Venuta di Gesù Cristo alla fine del mondo. I due giudizi, particolare e universale. Di là ad avvenire a giudicare i vivi e i morti. 95. Gesù Cristo tornerà mai più visibilmente su questa terra? Gesù Cristo tornerà visibilmente su questa terra alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti, ossia tutti gli uomini buoni e cattivi. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle del cielo cadranno, e le potenze che sono nel cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi con grande potenza e gloria, e manderà i suoi angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra all'estremità del cielo. Imparate dall'albero del fico. Quando i suoi rami si fanno teneri e sono nate le foglie, voi conoscete che è vicina l'estate. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è alle porte. Quanto poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli che sono in cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. State attenti. Vegliate e pregate, perché voi non sapete quando sarà quel tempo. Così come un uomo il quale, avendo lasciato la casa per un lungo viaggio, diede ai suoi servi potere di fare ogni cosa e comandò al portinaio di vigilare. Vigilate dunque, perché non sapete quando il padrone di casa verrà, se tardi, o di mezzanotte, o al canto del gallo, o di buon mattino, affinché giungendo di buon mattino non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vigilate. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 13, versetti dal 33 al 37. Gesù Cristo tornerà visibilmente su questa terra alla fine del mondo. Gesù Cristo come Dio è presente in ogni luogo e perciò è anche su questa terra. Ma questa presenza è invisibile, come pure è invisibile quella nella Santissima Eucaristia. Non tornerà mai più visibilmente Gesù Cristo sopra la terra? Sì, egli ritornerà visibilmente sulla terra. La sua parola, che non conosce l'inganno e la menzogna, ce lo assicura categoricamente. Al sommo sacerdote che lo interrogava per sapere se egli era davvero il Cristo figlio di Dio, Gesù rispose: Sì, lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza di Dio, venire sulle nubi del cielo. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 62. Allora tutte le nazioni della terra piangeranno e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, versetto 30. La stessa assicurazione ebbero gli apostoli e i discepoli, quando fuori di sé miravano il cielo in quel punto dove si era allontanato e reso invisibile Gesù, e apparvero due angeli e dissero: Quel Gesù, il quale tolto a voi è stato assunto al cielo, verrà così come lo avete veduto andare in cielo. Atti 1, 11.
Gesù Cristo tornerà visibilmente alla fine del mondo, quando il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli si scuoteranno. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, versetto 29. Quando avverrà la fine del mondo? Che deve precedere la venuta visibile di Gesù Cristo? Anche a noi, come già ai suoi discepoli, che erano animati dalla stessa nostra curiosità, Gesù non dà una risposta diversa da quella già data nel Vangelo. Quando poi? Quanto poi? A quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Nemmeno gli angeli del cielo, ma solo il Padre. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, versetto 36. Quel giorno, anzi, arriverà inatteso. Quali furono i giorni di Noè, tale sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Come infatti nei giorni che precedettero il diluvio, gli uomini mangiavano, bevevano, passavano a nozze e davano marito le loro figlie, fino al giorno che venne il diluvio che portò via tutti. Così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Vigilate dunque, perché non sapete in qualora il Signore verrà. Voi lo sapete bene, se il padre di famiglia conoscesse in qualora viene il ladro, vigilerebbe e non lascerebbe sforzare la sua casa. State dunque preparati anche voi, perché il Figlio dell'uomo verrà in quell'ora in cui meno ve lo pensate. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, versetti dal 37 al 44. San Paolo insiste su questa incognita. Voi sapete benissimo che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, perché quando diranno pace e sicurezza, allora sopraggiungerà repentina la perdizione, come i dolori del parto a donna gravida, e non avranno scampo. Prima lettera ai Tessalonicesi 5, 2. 3. A giudicare i vivi e i morti, ossia i buoni e i cattivi. Gesù Cristo redense tutti gli uomini, insegnò la via della salvezza e ne somministrò i mezzi. A lui spetta incontestabilmente il diritto di giudicare gli uomini, assegnando il premio a quelli che sono stati fedeli e il castigo a coloro che lo hanno rinnegato, respinto, volontariamente ignorato. Egli giudicherà coloro che sono vissuti e morti nella sua grazia e coloro che sono vissuti e morti nel peccato. Giudicherà tutti gli uomini, siano essi vivi della sua vita, e siano essi morti alla divina vita della grazia. Riflessione. Non ricorderemo mai abbastanza queste parole di Gesù. Chi è mai quel servo fedele e prudente che il padrone ha preposto alla servitù per dargli a suo tempo il cibo? Fortunato quel servo che il padrone tornando troverà di portarsi così. In verità vi dico che gli affiderà il governo di tutti i suoi beni. Ma se sarà un servo cattivo che dica in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e si metta a picchiare i suoi conservi e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di questo servo giungerà in giorno che non l'aspetta e in un'ora che non conosce,
e lo farà squartare e lo metterà fra gli ipocriti, dove ci sarà pianto e stridor di denti. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, versetti dal 45 al 51. Esempio. Santa Pelagia. Santa Pelagia era una celebre cantante e ballerina, scandalo della città di Antiochia. Un giorno, spinta dalla curiosità, entrò nella chiesa dove il vescovo San Nonno spiegava ai fedeli il giudizio finale e le pene eterne dei dannati. La peccatrice si commosse profondamente e provò grande spavento dei suoi detestabili peccati. Corse a gettarsi ai piedi del santo vescovo, volle ricevere il battesimo e ritirarsi a far penitenza per tutta la sua vita. Spogliatasi di tutti gli ornamenti e dato addio ai luoghi dei suoi peccati, si recò a far visita ai luoghi santi di Palestina e si rinchiuse in una cella sul Monte degli Ulivi, dalla quale non uscì mai più. Spesso guardava dall'unica finestrella la sottostante valle di Josafat, dove, secondo la tradizione, avverrà il giudizio universale. Pensando sempre al giudizio finale, trascorse la vita nella penitenza e nella preghiera. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.